Ciao a tutti, io sono Mary Rose, questo è il mio canale e oggi siamo su un nuovissimo video. Come avrete potuto leggere dal titolo, oggi facciamo insieme un try on haul. Ma prima di iniziare con il video, come sempre, vi ricordo di lasciare un like se vi piacciono i miei contenuti e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto ciò, possiamo partire con il video. Sono qui oggi per mostrarvi alcuni dei prodotti che mi ha inviato il brand Savaglory. Penso si pronunci così, ma comunque vi scrivo il nome del brand qui sotto e vi lascio anche il link giù nell'info box così potete dare un'occhiata. Savaglory è un e-commerce online che rivende t-shirt, felpe e oggetti personalizzabili, ma oltre a queste cose che vi ho appena elencato rivende anche dei vestiti super super di tendenza che sto per mostrarvi. Vi lascio comunque giù nell'info box tutti i link di riferimento dei prodotti che vi mostrerò a breve e bando alle ciance e ciancio le bande. Vi mostro subito tutto indossato. Come sempre mi sposto di lato in modo che la Mary del futuro possa farvi vedere i vestiti indossati. Allora, le cose arrivano in questo pacchetto, sono super sigillate, arrivano all'incirca in 10 giorni, quindi neanche tanto, secondo me. E raga, ho scelto delle cose veramente veramente bellissime. Le taglie ve le scrivo giù nell'info box perché adesso non ricordo, ma se non erro ho preso di tutto una M tranne di un vestito che ho preso una L. Il primo è un vestito bianco che a breve vi farò vedere indossato ed è un vestito che io avevo visto su una ragazza su TikTok e me ne sono innamorata follemente. È questo vestito, secondo me, super super romantico, ha le spalle in pizzo e la chiusura dietro ha una zip più praticamente un intreccio che appunto vedrete bene dal video. Vi premetto che ero da sola a casa, quindi ho chiuso i vestiti meglio che potevo. Ovviamente voi se riuscite fatevi aiutare perché è meglio. Il tessuto è veramente veramente bello, è un abito super romantico, fascia bene, la taglia è perfetta, se avete una terza abbondante prendete la M e questo qua mi piace davvero tantissimo. Questo c'era sia in bianco che in nero, ma io vi consiglio assolutamente di prenderlo in bianco perché è veramente veramente bello. Mi stavo dimenticando di dirvi che il pizzo è anche sulla parte finale della gonna. Il secondo vestito è molto 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 sexy ed è praticamente questo qui in simil raso. Allora, a farvelo vedere così è molto difficile perché ha la chiusura dietro con dei fiocchi che appunto vedrete indossati da me nel futuro. È molto bello, molto molto bello, però veramente sexy, troppo sexy. Secondo me questo qui dovete per forza metterlo con un blazer sopra perché altrimenti è un po' spinto come vestito, però bellissimo, fatto molto bene. Anche le coppe in questo caso hanno un pochino di pizzo, ha uno spacco laterale. E anche questo qua lo trovate sia nero che bianco e in questo caso invece vi consiglio di prenderlo nero perché sicuramente è molto molto più bello. Già così, per come è fatto, sembra quasi una sottoveste o comunque una cosa intima da mettere la sera. Se lo prendete bianco, ecco, sicuramente sembra una cosa da notte. Però così, se avete abbastanza confidenza col vostro corpo, secondo me potete metterlo anche per uscire perché è veramente veramente bellissimo. Io non lo so, magari datemi un consiglio giù nei commenti, però è un po' al limite per me. Questo vestito che sto per mostrarvi, ragazzi, è bellissimo, c'è in tantissime colorazioni. Io ho deciso di prendere questa blu ed è la cosa più bella che io abbia mai visto. L'unica pecca, mi sta piccolo di seno, purtroppo. Io non so come fare perché è veramente veramente bellissimo. Allora, è un vestito non troppo lungo, in realtà arriva quasi sopra il ginocchio, con questo scollo veramente bellissimo con tutti i brillantini. Lo state comunque vedendo indossato, raga, veramente stupendo, ve lo straconsiglio. Però se come me avete una terza bella abbondante non vi starà la coppa, purtroppo, quindi ecco, vedete voi. Io ho preso una L, sicuramente ci andrò a mettere una cintura perché il vestito comunque cade largo di base, però se avete una taglia più piccola, secondo me se avete una prima o una seconda, questo qua dovete assolutamente averlo perché è un gioiello. Questo vestito è veramente veramente bellissimo. L'ultimo vestito è in tema Barbie ed è questo qua, super super rosa. Secondo me questo è adatto per andare a ballare perché è super fluo, è bellissimo. Però ragazzi, allora, così non rende perché è difficile farveli vedere così, però indossato secondo me è bellissimo. È un pochino 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 corto,
per i miei gusti, però veramente bellissimo. In questo caso c'è sia rosa che nero, e se devo dare una preferenza forse è meglio prenderlo nero, perché ecco, è un po' fluo, però se vi piace il rosa questo qui è veramente perfetto secondo me per una serata a tema o anche per andare a ballare. Se sono i vestitini che mi ha gentilmente inviato il brand, fatemi sapere cosa ne pensate. Per me sono bellissimi, super approvato il sito, come vi dicevo le spedizioni sono abbastanza veloci. Mi mangio le mani solo per il vestito blu perché secondo me è bellissimo ed è un peccato che io non possa indossarlo, ma cercherò in qualche modo di entrarci, vedremo come fare, altrimenti purtroppo lo terrò lì nell'armadio e lo guarderò. Avevo anche una borsa dorata perfetta da abbinarci perché secondo me blu e oro insieme stanno benissimo, però purtroppo non mi sta, ma se avete un seno più piccolo del mio prendetelo perché è veramente veramente bellissimo. Come sempre vi ringrazio per aver guardato il video, vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!